Al convegno organizzato da Alma Laurea e dalla Federico II questa mattina, che abbiamo interrotto, era prevista la partecipazione anche del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca, Francesco Profumo. Il Ministro non è arrivato alla conferenza, ma tuttavia ha inviato ai relatori, ai presenti, dei saluti. E in questi saluti leggiamo che l'intento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è quello di approvare entro la fine di quest'anno una riforma del sistema accademico. La notizia di una nuova, possibile, imminente riforma universitaria non può che farci saltare dalle sedie, sicuramente creare nei nostri luoghi, negli spazi che attraversiamo nell'università, un clima di forte sospetto. Il governo dei professori, il governo dei bocconiani non può che avere in testa un'idea di università che è un'idea che non ci piace, un'idea che in qualche modo prova a rispecchiare almeno negli intenti che fino ad adesso abbiamo letto in alcune dichiarazioni che su questo tema sono state fatte da questo governo. Non può che avere in mente un modello come quello britannico, anglosassone, oppure come quello americano, un modello in cui le tasse universitarie diventano tasse particolarmente esose e un modello fondato sul debito individuale, sull'indebitamento dei singoli studenti con lo Stato per permettersi il diritto al sapere. Questo governo probabilmente ha in testa questo tipo di università. D'altra parte, nelle dichiarazioni del Ministro proprio stamattina al convegno che abbiamo interrotto c'era questo spirito e questa idea di fondo, quella di approvare una riforma universitaria che in qualche modo sia conforme al mercato del lavoro internazionale. Siamo un po' stanchi di sentir parlare di un'università che deve essere sempre costantemente adeguata al mercato e al mercato del lavoro in particolare. Noi riteniamo e crediamo, abbiamo sempre creduto dal movimento universitario del 2008 in poi, che il sapere e che la ricerca devono essere slegati dalla produzione e dal lavoro. Per cui saremo pronti innanzitutto a dare battaglia sul tema della riforma universitaria, ma in particolare a considerare la riforma universitaria stessa come un anello di uno smantellamento più complessivo che secondo noi si inquadra all'interno del progetto di riforma del mercato del lavoro, del progetto di riforma delle pensioni, portato avanti con tanta efficienza da questo governo, dove efficienza è soltanto sinonimo di velocità, e riteniamo che bisogna contrastare questa riforma sicuramente con un nuovo movimento studentesco largo, plurale e ampio, ma che non possa non tenere conto di un movimento sociale più complessivo che, come si contrappone alla riforma dell'università, deve contrapporsi all'idea di smantellamento del mercato del lavoro e di svendita di diritti, deve contrapporsi allo smantellamento del sistema di welfare, del sistema pensionistico, e deve rivendicare innanzitutto nuovi spazi per la democrazia contro la dittatura dell'austerity, e deve rivendicare soprattutto il diritto a vivere una vita che non sia una vita tutta volta al pagamento del debito.